Sex Roulette Challenge e Revenge Porn, gli angoli bui della smartness, quando i canoni sono completamente sbagliati. La sex roulette consiste nel partecipare consensualmente ad incontri sessuali a viso coperto e, cosa più grave, senza alcuna protezione. Si è parlato di questo e di tanto altro nell'incontro con gli studenti del liceo scientifico Da Vinci di Pescara, organizzato dall'assessorato alle politiche sociali del comune nell'ambito della rassegna 365 giorni no alla violenza sulle donne. Massimo Ippoliti, psicologo specializzato in dipendenze tecnologiche, l'assessore Adelchi Sulpizio e il dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara, Stefania Petracca. Sono tutti argomenti di cui bisognerebbe parlarne quotidianamente, perché c'è il rischio che determinati ragazzi assumano dei concetti riferiti alla sessualità, ai rapporti con gli altri, con dei canoni completamente sbagliati. Sono delle estremizzazioni di relazioni sociali, sessuali, parasessuali, che assolutamente sono negative per tutti. I social sono sicuramente uno strumento utile e importante, però possono essere, non so se è d'accordo, un limite. Dipende sempre dall'uso che se ne fa, no? Assolutamente sì. È l'uso consapevole, che non deve appartenere però esclusivamente ai ragazzi. L'uso consapevole appartiene prima a un genitore, che è colui che fornisce un mezzo, a volte estremamente potente, anche estremamente costoso, ad un giovane, ma senza un controllo, senza la capacità di gestire questo controllo. La tecnologia è un razzo lanciato chissà dove. Oggi vediamo questi ragazzi che hanno fame in questo contesto di anche sapere delle nozioni giuridiche. Per esempio, oggi parliamo di questo fenomeno del cyberbullismo, del revenge porn, quindi la violenza sulle donne all'interno dei social media. Quindi ben vengano queste iniziative. Ringrazio il liceo Da Vinci che ha voluto aderire con noi a questa importante iniziativa. Un aspetto secondo me da sottolineare: la scuola è un istituto fondamentale per la crescita dei ragazzi, ma non può né deve sostituirsi alle famiglie. Assolutamente, la scuola deve cercare continuamente e costantemente l'alleanza educativa con le famiglie. Solo insieme tutta la comunità adulta riesce a far crescere i propri ragazzi, ed è fondamentale l'alleanza educativa. Ogni giorno, costantemente, la ricerca è fondamentale.